Diamo uno sguardo ai titoli dei quotidiani nazionali in edicola oggi. In primo piano le banche e i risparmiatori. L'Unione Europea attacca l'Italia, venduti prodotti inadatti. Vediamolo insieme, partiamo dalla prima pagina di Repubblica. L'Unione Europea accuse al governo e Banca Italia e risparmiatori bond invendibili. Renzi, commissione d'inchiesta e un fondo per i truffati, la Boschi, mai favorito mio padre. L'analisi, dove comincia la negligenza, il retroscena, il fortino di via nazionale, noi non abbiamo colpe, il caso, la vedova del pensionato, qualcuno deve pagare. E nella fotonotizia di oggi, un mese dopo il Bataclan, nella mente dei kamikazi, così è nata la strage di Parigi. Ed ancora il processo all'ex presidente della provincia di Milano, Sistema Sesto, assolto Penati, un'ingiustizia durata 4 anni. Spostiamoci in taglio basso, la polemica Maroni vieta il velo integrale in ospedali ed uffici pubblici. L'iniziativa al Quirinale e i presepi d'Italia per fermare il razzismo. Vediamo insieme la prima pagina del giornale. Il salva banche non salva Renzi, il governo rischia il crack. Gaff del premier sulla morte del pensionato, non possiamo salvare tutti, ma l'Europa attacca venduti prodotti inadatti e i PM aprono un fascicolo per istigazione al suicidio. La guida, 7 regole per salvare i risparmi e filiali sotto inchiesta, perquisita la Popolare di Vicenza. A centro pagina, sondaggio Sky, il 94% è d'accordo, burca ora basta, la Lombardia lo vieta in uffici ed ospedali. Ed ancora vertice a Bruxelles, sanzioni alla Russia, l'Italia si accorge che sono assurde. E poi c'è l'emergenza immigrati, espulsioni farsa, 2 su 3 restano. In un dossier sul sito della difesa, il deputato del PD Sciaucchi tra gli islamici radicali. La casta della giustizia toga e il governo pensa ad un regalo, più rimborsi per le loro trasferte. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Banche, lo schiaffo dell'Europa. Il commissario Hill, venduti prodotti inadatti. Cliente morto, inchiesta per istigazione al suicidio. Il caso Renzi, commissione di indagine, impossibile salvare tutti. Boschi, mio padre per bene, dal governo nessun favoritismo. E la vediamo nella fotonotizia, la protesta dei risparmiatori e dei leghisti davanti alla sede della banca ad Arezzo. Salvatore Rossi, Banca d'Italia a Bruxelles, non neghi le sue responsabilità. Ignazio Angeloni della Banca Centrale Europea, difendere il risparmio con regole flessibili. Milano, cade l'accusa per l'ex braccio destro di Bersani, Penati assolto dopo 4 anni. L'ingiustizia ora è finita. Ed in taglio basso, Pennetta, cambio vita ma non per amore, lascio il tennis per me ma non per Fabio, non potrei più annullarmi in un uomo. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, la rabbia, banche, PD, Forza Italia e Lega contro l'Unione Europea, ma hanno votato contro le vittime, i truffati pronti a marciare su Firenze nei giorni della Leopolda. Addio amore, denuncia alla banca, sono dei criminali, nella lettera di D'Angelo prima del suicidio, l'atto di accusa che ora è al vaglio della procura di Civitavecchia. E poi c'è l'inchiesta, il vero business dell'ISIS, gli amici che trafficano con l'oro nero del califfo, nucleare Putin, un sottovalutato, meglio Renzi, di stranamore. Radicali, ricorso a Ginevra, governo a giudizio, l'ONU processa il premier per la controriforma Boschi, violati i diritti dei cittadini. Concludiamo con l'economia, con il Sole 24 Ore, banche, fondo di solidarietà e un arbitro caso per caso. L'Unione Europea accusa i 4 istituti venduti prodotti inadeguati, Renzi sì a una commissione d'inchiesta parlamentare. Il governo punta sul modello spagnolo, la procura indaga per istigazione al suicidio, attacchi alla Boschi. E poi c'è la trasparenza, ma nei prospetti i rischi erano indicati. Ed ancora, migranti, procedura dell'Unione Europea, l'Italia non rileva le impronte digitali, sotto accusa anche la Grecia e la Croazia, il premier, l'Europa non fa quello che deve, da soglia a qualche paese e si lava la coscienza. E concludiamo, vediamo a centro pagina, precompilata in ritardo senza sanzioni, via libera ai crediti d'imposta per il Sud estesi alle imprese agricole. Emendamento alla manovra esclude conseguenze anche per lievi errori nella dichiarazione. Questi erano i titoli dei quotidiani nazionali in edicola oggi. Andiamo avanti.